Oh, ragazzi, non c'è tempo di fermarci perché è finita la Serie A e stasera comincia la Champions League, quindi altre partite da vedere, altro calcio, forse uno dopo un po', secondo me, dopo l'ingordigia che c'è voglia, dopo la pausa della nazionale, dopo tutte queste partite forse diventano secondo me un po' troppe. Ah, guarda, non se vuoi fare appunto commenti come li sto facendo io e cerchi di stare dietro a tutto, diventa difficoltoso oltre appunto agli impegni normali che si hanno tutti i giorni della nostra vita. Comunque questo è il video per riassumere un po' i risultati che avevo anticipato, ho cercato di indovinare, ne ho indovinati ben pochi, e però ecco, voglio tenere un po' quello che perlomeno non ho indovinato neanche uno di risultato preciso. Però dovrei dare dei punti sulla vittoria, i pareggi non avevo fatti e ce ne sono stati, e poi magari un bel punteggio, bello corposo se indovini il risultato esatto. Riassumiamo appunto i risultati che ci sono stati, quindi partiamo dalla prima partita Como-Bologna. Avevo detto che il Como vinceva 1-0, è andato in vantaggio, per addirittura 2-0, quindi vabbè, il risultato non c'era. E poi il Bologna ha recuperato e ha pareggiato la partita, quindi un X e un 2-2. 1-0 invece è il mio risultato che non è per niente stato azzeccato. Empoli-Juventus 0-0. Forse davo troppo credito a questa Juve, che secondo me ha fatto vedere poco niente. Empoli che comunque è una bella squadra, c'è da giocarsela. Noi abbiamo sempre giocato abbastanza bene anche l'anno scorso, 2 anni fa. Comunque, non abbiamo mai a Empoli, sia anche a Bergamo. Atalanta non ha mai avuto delle grosse difficoltà, però sembra che sia una buona squadra. Comunque, 0-0. Io avevo detto uno 0-3 addirittura per la Juventus. Indovinato invece la vittoria del forse troppo facile tra Milan e Venezia 4-0, mentre io avevo dato un 2-1. Pensavo che facesse un po' più difficoltà. Aperta da un golasso praticamente fatto dal portiere, e poi è dilagata sul 4-0. Le partite della domenica, Genoa-Roma, davo una vittoria del Genoa perché la Roma non mi sembra partita in modo adeguato, invece addirittura stava andando a vincerla e c'è stato invece un pareggio. Io ho dato 2-0 per il Genoa, invece è finita 1-1. Indovinata alla grande Atalanta-Fiorentina, gol tra l'altro perché sia gol da una parte che dall'altra, l'avevo dato anche su quello. Però pensavo meno gol, anche se avevo appunto detto nel video che mi dava di una partita che segnavano un po' di gol. Ero stato un po' più cauto, quindi 2-1, e invece è finita 3-2. Potevo essere un po' più arrembare un po' il fatto che pensavo appunto che entrambe le squadre segnassero. Quindi mi è mancato un pochettino, però proprio l'Atalanta, forse ero sul punto di azzeccarla, anche se comunque non è facile azzeccare proprio il risultato esatto. Torino-Lecce, io pensavo che il Torino portasse avanti il suo modo, cioè più che altro le vittorie che stava facendo, con l'Atalanta secondo me non la meritava del tutto. Però magari al periodo giusto, invece ho visto appena le highlights che ho visto, perché ho voluto vederla perché c'era la partita a Bergamo, ho visto che c'è stato questo Kostic fortissimo davanti, che mi ha sbagliato, cioè è stato bravissimo anche il portiere, quindi quasi finiva altro che vincere il Torino, ho dato un 3-0, 2-0 per il Torino. Invece stava quasi vincendo il Lecce. Attenzione a questo Kostic, che se gioca così adesso, vedremo le prossime partite. Per
Napoli l'ho azzeccata, però ho avuto un 3-2, pensavo che il Cagliari, ma infatti io ho visto la partita, il Cagliari ha espresso un buon gioco e ha anche rischiato anche di segnare, purtroppo poi per loro è finita 0-4. Io avevo dato appunto il perlomeno, avevo dato la vittoria del Napoli, indovinata almeno la vittoria. Ovviamente non il risultato, che è molto più difficile da indovinare. No, Monza Inter, avevo dato la vittoria dell'Inter, ma più che altro perché l'Inter non la considero fortissima, però a parte il suo di per sé che ha dei grandi giocatori. In Monza, vediamo comunque si sta dando da fare anche loro, anche nonostante che aveva perso col Genoa. Insomma, le partenze della Serie A sono sempre un po' strane. Infatti, abbiamo visto adesso, chiudiamo poi col video, col fatto che l'Udinese è prima in classifica, ma ho detto 1-3, è finita 1-1, e quasi quasi addirittura il Monza, la riusciva a portare a casa. Per Parma Udinese che stupisce con questo, non so se è francese o meno, Thuram Vaughan, che tra l'altro anche capitano, che ha segnato questa doppietta. Il Parma ha giocato bene il primo tempo, secondo me, poi ha subito un po' dei gol, proprio praticamente subito al secondo tempo, e secondo me gli ha tagliato un po' le gambe. E quindi un Udinese che va a sbancare a Parma al Tardini e vince 3-2. Io avevo dato la vittoria non 1-0, 2-0 o 2-1, adesso mi ricordo. Comunque avete dato vittoria al Parma. Parma che comunque, secondo me, come il Como, è una mina un po' vagante di quest'anno, anche se non credo che entrambe possano, per almeno quest'anno, stare nei piani alti. E poi avevo dato invece della Lazio, che vinceva con uno striminzito 1-0, faceva fatica ma lo vinceva, infatti ha vinto, più o meno ha fatto fatica, perché alla fine i tre gol sono stati subito all'inizio della partita, dopodiché non l'ho vista perché avevo un appuntamento, ma comunque 2-1 che... Non è la Lazio comunque si è portata a casa il risultato come lo fa quest'anno, diciamo, porta a casa, ma anche l'anno scorso, come la Lazio non ha mai fatto delle grandi partite con dei risultati un po' clamorosi, ma scrivetemelo qui, nessuno scrive nei commenti, anzi volevo dire che ho pubblicato un video che lascio, qualcuno si è commentato, dice come mai lo lasci così. Che mi ero dimenticato appunto il microfono, ma lo lascio comunque. E quindi fate voi commenti di quello, anzi, sarebbe bello anche una cosa interattiva che se qualcuno lo vuole fare, di vedere che tipo di risultati date voi proprio per le prossime partite. Piacerebbe farlo per la Champions, ma non c'è proprio tempo, ho detto che stasera già riparte, e vediamo un po' le italiane che praticamente hanno messo, uno si stufa anche solo a vedere le italiane perché è 18:30, 21, mercoledì 18:30, 21 e poi abbiamo la 21 l'Atalanta giovedì. Vediamo un po' le prime partite di Champions, sarebbe fare. Quasi quasi l'ho fatto senza fare il video, oggi provo un po' a buttare giù, ma senza fare il video, da solo i risultati, poi magari vi dirò qual è a posteriori il risultato finale, dando appunto una classifica. Siamo solo alla quarta giornata per quanto riguarda il campionato, ma no, nel senso che volevo partire dalla prima giornata, però. Per la prima giornata ero addirittura in giro per le vacanze estive, quindi il campionato secondo me, come dice Gasperini, inizia troppo presto. Chiudo dicendo appunto Udinese che è prima in classifica dietro a Napoli, diciamo che questo dimostra che
Non credo che Udinese abbia. Gli auguro di fare un buonissimo campionato, per carità, però credo che anche loro siano contenti di essere davanti come lo eravamo noi, forse 1 o 2 anni fa, 2 anni fa mi sembra. E dopo, ovviamente arrivano le altre squadre che sono un po' più costanti, come ho detto, vincere lo scudetto anche per l'Atalanta, che io non credo comunque quest'anno sia attrezzata, perlomeno bisogna partire bene sempre, bisogna essere costanti nelle vittorie. Vedo che anche l'Inter sta rallentando un po', però ecco, siamo alla quarta giornata, siamo tutti un po' lì. C'è chi perde, chi vince, diciamo che dobbiamo avere ancora altrettante partite, quindi almeno 4, arrivare a 8, 10 dalla decima per giornata per delineare un po', sia l'alta classifica che la bassa classifica. Secondo me è un po' presto, ripeto, auguro un buon campionato all'Udinese, ma non credo che abbiano la squadra per poter fare un grandissimo campionato, trovarsi, magari arrivare sì, magari alle Coppe Europee, questo nuovo, adesso non so chi si chiama, questo nuovo allenatore magari può cambiare le carte in tavola per quanto riguarda l'Udinese. Niente, cosa volevo dirvi? Buona Champions League, perché si parte subito stasera con Juve PSG. Non vi dico chi tengo, ma chi lo sa, vede i miei video, lo sa benissimo chi posso tenere stasera tra Juventus e PSG. Mentre sarò un po' più neutro su Milan Liverpool, insomma, sono due squadre che non mi danno. Sì, Milan un po' più, siamo un po' più, come si può dire, conflitto, perché gioca la Serie A, però di per sé ci gusteremo la partita di due squadre che, beh, Liverpool sta giocando comunque, ha perso però nel campionato, beh, comunque gustiamoci tutta questa Champions. Ci sono anche le altre squadre che giocheranno, quindi sarà bello vedere anche gli highlights di tutte le partite della Champions che ci saranno in questi 3 giorni. Vi ricordo che gioca solo la Champions, non gioca l'Europa League e la Conference, che inizieranno il turno successivo. Una buona giornata e buona Champions!